A giorni si torna sui banchi di scuola, ma l'istruzione, secondo Angela Dell'Olio, segretaria CGIL e BAT, resta una materia su cui si sta studiando poco o male. Il fabbisogno di docenti è superiore del 30% rispetto alle 2.181 assunzioni autorizzate dal MIM in Puglia. Questo ha inevitabilmente causato dei disagi per i docenti e avrà delle ripercussioni nelle classi delle città pugliesi. Non solo non hanno visto la possibilità di entrare in una graduatoria ad esaurimento, che potesse dare a loro la possibilità, se non quest'anno, gli altri anni, di poter entrare, ma non hanno avuto nemmeno la possibilità di visionare le graduatorie di merito, che non sono state pubblicate per intero. Dell'Olio inoltre parla dell'allarme dimensionamento scolastico e il riordino dell'offerta formativa. Sono 18 le autonomie scolastiche che dovranno essere sospese. Per i sindacati è un altro assaggio dell'autonomia differenziata che incombe. Si sta parlando di un'aziendalizzazione della scuola pubblica. E oltre al fatto che c'è una perdita di posti notevoli, soprattutto per quanto riguarda il personale ATA. Intanto si attende l'apertura dell'ufficio scolastico provinciale della BAT, su cui peraltro è in atto un'altra polemica. Era un incontro del 29 agosto con l'ufficio scolastico provinciale nella persona della dottoressa Lotito. Ci è stato comunicato che, a seguito di nostra richiesta pressante da tempo, si sarebbe aperto ufficialmente l'ufficio scolastico provinciale BAT il 16 ottobre. Il giorno dopo l'USR ha messo una nota dicendo che non è ancora stabilito esattamente il giorno e che ci faranno sapere quando si aprirà l'ufficio scolastico provinciale della BAT.